Questo è molto personale, però direi almeno 2 o 3 uscite come minimo sicuro per abituare il corpo e per farlo migliorare. Nel 2016, nemmeno tanto tempo fa, uno studioso norvegese assieme alla sua equipe ha mostrato sul mensile Lancet che un'ora di attività fisica, solamente un'ora di attività fisica, possa di fatto bilanciare 8 ore di lavoro in posizione seduta e diminuisce anche la percentuale di mortalità dovuta all'immobilità. Prendo spunto da questa ricerca per dire che finalmente mi è arrivato il famoso libro di Daniele Lucchi. Sebbene non in modalità poste italiane, ma tramite un corriere, libro che gentilmente mi è stato offerto dall'autore e del quale parlerò nei prossimi giorni qui sul canale. Se lo volete comprare, vi allego comunque il link qui sotto, penso che sia davvero una novità molto interessante. Fatemi sapere nei commenti se volete anche una recensione su The Running Pit, dove tra l'altro Daniele a marzo nel 2020 scrisse un articolo su come allenarsi durante il periodo di pandemia che stiamo vivendo. Interessante leggere la sua prospettiva proprio in questo momento molto strano in cui le nostre vite sembrano davvero cambiate rispetto al passato. Veniamo comunque a Ekelund e con Andrea Sofientini abbiamo deciso di raccontarvi in una serie di video come correre 10 km in un determinato tempo. Anche perché tra pochi giorni ci saranno i campionati italiani assoluti in pista sui 10 km e Master sempre in pista, ma in questo caso sui 5 km. Come ci ha insegnato Harari, filosofo israeliano molto famoso, migliorare è insito nella natura umana e di conseguenza uno degli obiettivi che tutti noi podisti amatori abbiamo è quello di correre più velocemente. Questo video è dedicato a tutti coloro che hanno iniziato a correre da poco, probabilmente non è l'audience del canale, ma nelle prossime settimane parleremo anche di velocità più elevate, tra virgolette, a tutti coloro in effetti che vogliono correre 10 km dopo un paio di mesi che hanno iniziato a correre sotto l'ora. Come farlo in un mese ce lo spiega Andrea dalla pista di Garbagnate, dove poi abbiamo corso 10 km in allegria e tra l'altro sicuramente in meno di un'ora. Ci hanno chiesto il solito amico Instagram di parlare di come correre i 10 km sotto l'ora, il famoso test del moribondo, va bene, di Albanesi. Che consigli potresti dare al neofita che si avvicina alla corsa e che vuole ovviamente migliorare? Tanto voglio vedere se il nostro amico di Instagram poi sarà lo stesso che ci chiede di 50 dei 40 minuti. Allora, ciao a tutti. Sì, il test del moribondo come scoglio da superare c'è questo famoso test del moribondo, cioè fare 10 km in un'ora. Fino a che non arriviamo a fare 10 km in un'ora, io sconsiglio anche io di pensare a fare delle ripetute. Anche perché è uno step per un normopeso abbastanza fattibile. Per chi, diciamo, ha appena iniziato, ha fatto 2 mesi di corsa, che test suggerisci per capire se riuscirà a correre i 10 km in un'ora? Guarda, fondamentalmente non esiste nessun test, ma cerchiamo di capirlo mano a mano. Diciamo che il test sarebbe almeno di arrivare a fare 10 km, quindi quello che punterei a fare io mano a mano in progressione starei a fare 30 minuti di corsa lenta la prima settimana, 2 o 3 volte alla settimana. La seconda settimana magari inserire un'uscita più lunga, quindi mantenere quella da 30 minuti e una di queste trasformarla in 45 minuti per la seconda settimana. La terza settimana farei la stessa cosa, però tipo sulle 3 uscite per dire ne farei 2 da 40 e una da 50. E finire il mese con magari cercare di fare un'ora di corsa, magari anche spezzate in due, quindi 30 minuti di corsa, 2 minuti di camminata, di ripresa e poi 30 minuti di corsa continua. A quel punto già dovrei almeno aver capito a che punto sono, quindi se in un'ora sono riuscito a fare 8 km e mezzo, 9 km, so che magari impegnandomi un attimino di più riesco a superare il test. Oppure c'è ancora da lavorare nella direzione di aumentare i volumi, quindi
le uscite da 40 minuti le faremo diventare da 50 minuti anche spezzate, quindi 25 minuti o 20 minuti di corsa lenta, un minuto di camminata, 20 di corsa lenta, un minuto di camminata e 10 di corsa lenta, quindi arriviamo comunque a farci i nostri 50 minuti e niente, poi quando saremo in grado di correre almeno un'ora vedremo a che ritmo l'abbiamo fatto e sappiamo che a livello di un neofita anche fare una corsa più impegnata si migliora di tanto. In questo caso che volume suggeriresti di chilometri settimanali? Questo è molto personale, però direi almeno 2-3 uscite come minimo sicuro per abituare il corpo e per farlo migliorare. Volendo potrei arrivare a fare il test del moribondo anche correndo una volta a settimana, ma il percorso sarà nettamente più lungo, quindi dipende quanto tempo abbiamo a disposizione e in quanto tempo vogliamo arrivare a correre a più a lungo possibile. Quali sono i parametri che determinano se aumentare i chilometri più rapidamente, per esempio un ex sportivo piuttosto che uno che non ha mai corso? Questa è una bella domanda, se avete la possibilità di seguire i consigli di qualcuno che vi dirà sicuramente di non esagerare, perché presi dall'euforia all'inizio si cerca sempre di esagerare, di fare sempre più chilometri. Io quello che dico è ascoltate il vostro corpo, soprattutto all'inizio, anche se palloso, davvero intervallate corse e camminata, perché dovete riuscire ad arrivare ogni giorno a fine dell'allenamento non sfatti, quindi non distrutti, e soprattutto i giorni dopo non avere dolori alle giunture che magari sono poco oliate da anni di vanismo. Invece Andrea, una volta capito che la persona si potrebbe davvero avvicinare a correre i 10 km in un'ora, quali sono secondo te i 3 allenamenti che consiglieresti per migliorare e per fare quel salto di qualità? Guarda, sicuramente fare almeno 40 minuti sotto i 6 al chilometro, uno è questo, l'altro è fare un'ora di corsa anche più lenta, quindi anche 6:20, 6:30. E l'altro allenamento che posso fare è solamente quello di fondo lento, quindi direi sempre tra i 40 e 50 minuti di corsa lenta. Introdurresti fartlek ripetute a questo livello oppure no? Allora dipende quanto dura questo periodo di avvicinamento all'ora, ai 10 km in un'ora. Se dovesse essere un percorso lungo 2 mesi, qualche allenamento con variazioni di ritmo lo inserirei solamente per spezzare un po' la routine, se no ripetute con recupero la fermo assolutamente no. E post allenamento cosa suggerisci? Visto che comunque il corpo si adatta lentamente, che tipologia di stretching o altro suggerisci? Allora aspetta, facciamo un po' di ordine. Il corpo si adatta lentamente, però voi abituatevi velocemente a bere tanto post allenamento, reintegrare direi ancora con prodotti sportivi dedicati ancora no, quindi non state lì a fissarvi sul reintegro con mega barrette proteiche, shaker proteici, magari solamente un po' di sali, e sicuramente fate stretching e mobilità articolare sempre, perché quello vi aiuterà in generale sia nella performance che poi nel recupero. E ho visto che secondo il tuo orologio sono le 20:23, come mai? Ho mandato il mio Polar in assistenza e niente, sono rimasto con l'M200 che non riesco più a sincronizzare, infatti non so se se ne sono accorti, ma su Strava sto mettendo tutto manuale perché il GPS va ancora, ma non so neanche di che mese in che mese siamo su questo. Strano per un informatico come te, però. No, guarda, abbiamo provato VUC sul mio computer, su altri cellulari, ma niente, non sembra che. Abbiamo provato a fare una reset, ma non si riesce perché proprio non viene riconosciuto da nessuna parte. E invece sei pronto per recensire le 7 scarpe nel mese di ottobre-novembre? Guarda, adesso andrò a preparare la maratona, quindi di scarpe da percorrere ne avrò bisogno come il pane, quindi i chilometri sicuramente ne farò e sono pronto. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.
Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, anche se Andrea mi chiama Max. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, anche perché nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, sveleremo le 7 scarpe che recensiremo qui sul canale, ma non perdetevi nemmeno il confronto tra le 2 migliori scarpe ASICS e le 2 migliori scarpe Nike. Nel frattempo, come dice anche Adidas, stay strong e keep moving. Questa è tra l'altro la scatola della scarpa che sarà recensita nelle prossime settimane, quella che avete votato voi. Grazie ancora, ciao, alla prossima.